Il giudizio sul DPCM appena varato è assolutamente negativo, in particolar modo per quanto riguarda le restrizioni sulle attività di ristoro, quindi bar, pub, ristoranti, ma anche per le attività artigianali come le pasticcerie e le gelaterie, restrizioni che rischiano di mettere veramente in ginocchio queste attività così importanti per il nostro tessuto produttivo, già profondamente provate dal precedente lockdown. Sono misure incomprensibili perché non si capisce come mai prevedere la chiusura di queste attività alle ore 18, motivandole con il fatto che fuori da queste attività si creano degli assembramenti. Se il problema sono gli assembramenti, correttezza vorrebbe che si evitassero gli assembramenti con sanzioni immediate, sanzioni rigide, vigilando affinché questo non succeda. Ma non si può penalizzare chi si è già adeguato con pesanti interventi economici per sanificare e per avere protocolli che garantiscono il distanziamento sociale per problemi che potrebbero avvenire fuori dalle proprie attività e non all'interno delle proprie attività. Quindi è una motivazione assolutamente incoerente. Così come non capiamo come non si sia intervenuto su ciò che è ritenuto da tutti, anche dal Comitato Tecnico Scientifico, come il motivo principe della crescita della curva della pandemia, vale a dire trasporti pubblici. Era lì che probabilmente dovevamo intervenire riducendo la capienza dei trasporti e non chiudendo attività così importanti nel comparto del commercio, della ristorazione e delle attività artigianali. Anche il ricorso al 75% della didattica a distanza è poco comprensibile. Molto meglio sarebbe stato a questo punto prevedere per gli istituti superiori e per l'università interamente una didattica a distanza. Insomma, la sostanza è che sembra ci sia una scarsa visione d'insieme, una scarsa strategia e come al solito si vada a penalizzare alcune tipologie commerciali e produttive e questo è assolutamente incomprensibile e inconcepibile. L'unica speranza che abbiamo è che i promessi ristori a queste attività messe sicuramente in ginocchio siano effettivi, siano reali, siano concreti e siano rapidi, per non realizzare nuovamente ciò che è stato fatto nel marzo scorso, dove tante promesse non si sono realizzate, si sono realizzate solo in parte.